Buon pomeriggio, amici ascoltatori di Radio Vita Nova. Sono Gerardo Menguni. Poiché, nonostante le minacce di un secondo lockdown, dobbiamo guardare avanti, proviamo a immaginare con idee e riflessioni mirate una ripresa sociale ed economica che riporti il nostro paese a condizioni di normale competitività. Stante la premessa, immaginando di analizzare la nostra Italia dopo la pandemia, risparmieriamo per brevi linee una tematica strategica che per alcuni appare attuale. In questo caso bisogna necessariamente premettere che lo sviluppo dell'Italia settentrionale e centrale si è realizzato in aree circoscritte nelle quali ha fatto da legante la condivisione di obiettivi, lo spessore locale di sistemi finanziari e di meccanismi di assistenza ed ancora le reti di informazione e formazione dedicate e dimensionate alle finalità proposte. Tutto questo ha assunto pertanto una connotazione decisamente locale e da tutto ciò sono scaturite crescita e progresso socio-economico. Su singoli territori, mediante sforzo individuale e collegiale, sono sorte forme originali di impresa e di attività collettiva con specializzazioni professionali e nascita di capitale sociale. Gran parte dello sviluppo locale esaminato su specifiche aree, penso ad esempio all'industria della lana rigenerata di Prato, va attribuita alla coesione sociale, frutto di fattori antropici e di cultura aperta al contributo costante e partecipativo degli enti locali, delle associazioni e che hanno sostenuto e rafforzato il valore della identità locale, sopportando gli aspetti economici, sociali e infrastrutturali connessi alla nascita dell'impresa e al suo sviluppo. In effetti, i fattori predetti hanno contribuito in modo differenziato alla crescita e pertanto fra i soggetti locali si sono riscontrate diversità per il grado di condivisione di idee e di progetti, per il rapporto tra imprenditoria e lavoratori, per la corretta attività di sostegno bancario, per l'istruzione, per il giusto rapporto istituzionale e per l'indole della popolazione. Tutto ciò ha consentito la realizzazione di entità operative differenti, più o meno rispondenti in funzione dell'efficace penetrazione dei parametri qui innanzi ricordati. Come contributo notevole è derivato questa volta dalla messa a sistema di strumenti per la preparazione e assistenza del personale, con la protezione degli elementi più deboli ed adottando forme di associazionismo sindacale non attente e capaci di influenzare positivamente i meccanismi dello sviluppo locale. Il successo in ambito territoriale è stato ancora maggiore quando è stato possibile, da un canto, investire risorse per l'ambiente, preservandolo in una delle tradizioni etnoculturali del territorio e dall'altro portando innovazione con infrastrutture materiali e piattaforme tecnologiche capaci non solo di sostenere il tessuto di attività locale, ma con l'ausilio di una leadership illuminata anche di proiettarlo oltre, verso le grandi reti di crescita economica. Ma anche quest'ampio tessuto di imprese del Nord al presente soffre le limitazioni di produzioni e di richiesta di mercato connessa alla pandemia. Un'adeguata formazione, dunque, affidata a una leadership di pregio, è tanto più necessaria al presente nell'attuale crisi economica globale e soprattutto per affrontare una ripresa post-Covid. Bisogna ritrovare sia al nord, ma ancora di più al sud, risorse umane ricche di professionalità e competenze eccellenti, finalizzate al processo di sviluppo economico e sociale innanzi accennato. È questa la via,
per sostenere con convinzione quello che alcuni hanno ancora definiscono, ed a giusta ragione, sistema Italia. Bisogna adoperarsi dunque, promuovendo scelte di indirizzo sociale e culturale che costituiscano stimolo verso le istituzioni, ponendo in luce, peraltro, senza tema, abusi, carenze, vizi e insufficienze. Con l'ausilio della informatica e del web bisognerà sviluppare, quando la congiuntura perversa della pandemia non ci opprimerà, reti di conoscenza, e cioè scienza, ricerca, innovazione e tecnologia, reti produttive, sistemi di impresa e filiere di produttività, reti della solidarietà, cioè miglioramento delle politiche pubbliche per il welfare e per la giustizia sociale. Reti della promozione territoriale, cioè valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico, architettonico e delle tradizioni, nonché delle radici italiane nel mondo. Sostenere costantemente la creatività italiana, cioè design, moda, sport, musica, balletto, cinema, ergo gastronomia, eccellenze artigianali, nelle istituzioni di promozione e nella valorizzazione dei talenti e dei prodotti è un fatto determinante. E questa è infatti una fondamentale azione da compiere se si vuole adottare davvero una strategia di rinascita post-Covid nel nostro paese. Gherardo Mengoni. Fotoreporter italiano Francesco Zizzola ha ottenuto il secondo premio nella sezione Contemporary Issue del World Press Photo 2016, il più importante concorso di fotogiornalismo al mondo. La serie di Zizzola si intitola Sulla stessa barca. So many times I sit down and cry. You know there's no one to dry my weeping eyes. In the same boat, Francesco Zizzola, Festival Riaperture, Ferrara, 6, 8 e 13-15 aprile 2018. Baby, I'm so in love with you. Dal sito del festival. And yet you broke my heart in two. All'apice della crisi umanitaria senza precedenti che affligge il Mediterraneo, la mia attenzione non poteva non rivolgersi a quanto avviene a pochi passi dal nostro paese. Although you've gone away, there's nothing I can say, but it's all In the Same Boat è stato realizzato tra agosto e settembre 2015 a bordo della nave di salvataggio Barbon Argos, inviata dall'Organizzazione di Soccorso Medico Internazionale, Medici Senza Frontiere, che ha operato in mare in acque internazionali, portando le persone soccorse nei porti italiani, in coordinamento con le autorità governative. Baby, how could you be so mean? You know, sometimes I feel like I wanna scream. Every time I hear someone call your name, you know it almost drives me insane. Sulla nave, con una capacità di trasporto di 700 persone, lavorava un equipaggio di 12 persone e 14 membri di Medici Senza Frontiere. You took my love and gone, and you know that was wrong, but it's alright. Nell'arco delle 3 settimane ho visto trarre in salvo circa 3.000 migranti che cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere il nostro paese. I want you to keep on singing, children. It's all good.
You know someday you'll need these arms of mine. In mare tutti gli esseri umani si confrontano con un elemento naturale che può rivelarsi fatale. Per questo si dice che in mare siamo tutti uguali e si ha l'obbligo di trarre in salvo chi si trova in pericolo. I said it may take a long, long time. And when things ain't what they used to be now. In mare siamo tutti nella stessa barca. You can bring your fine self home to me. To prove my love is true, I'll hug and kiss you too. In the Same Boat include la serie che ha vinto il secondo premio al World Press Photo 2016 nella categoria Contemporary Issue, insieme a foto inedite scattate con il cellulare. And I'll say it's all right. Parte dell'esposizione è l'installazione di Yellow Line, multimedia originale che vuole suggerire un percorso attraverso il quale lo spettatore, se per un verso è trascinato in un flusso umano ininterrotto diventando parte dell'opera stessa, dall'altro è forzato ad un punto di vista sopraelevato e a rispettare una linea di demarcazione che sembra alludere all'atteggiamento di distacco e immobilità che parte del mondo occidentale ha assunto davanti alla tragedia che si perpetra nei nostri mari. tembifotografi.com. Francesco Zizzola è nato a Roma nel 1962, si è laureato in antropologia e ha cominciato a occuparsi di fotografia in modo professionistico nel 1981. Negli anni le sue fotografie sono apparse su riviste e giornali di tutto il mondo, New York Times, Der Spiegel e Il Mondo tra gli altri. Nel 1996 Zizzola ha vinto il premio Foto dell'anno al World Press Photo con l'immagine di una bambina angolana che stringe nelle braccia una bambola. Zizzola ha pubblicato 5 libri e le sue fotografie sono state esposte in diverse città d'Europa. www.ilpost.it, 19 febbraio 2016.
La Rapsodia in blu, Rhapsody in blu, è una delle più famose composizioni musicali dello statunitense George Gershwin. Il brano fu inizialmente pensato dall'autore per due pianoforti. L'incontro con Paul Whiteman, direttore dell'omonima orchestra jazz di New York, spinse Gershwin a proporre la Rapsodia come brano per pianoforte e big band. L'orchestrazione fu affidata all'arrangiatore di Whiteman, Ferdy Goffey. Il brano venne presentato il 12 febbraio del 1924 all'Eolian Hall di New York. L'esecuzione, al pianoforte Gershwin, che non aveva avuto neanche il tempo di scrivere la parte, fu un clamoroso successo. Erano presenti alcuni grandi della musica del tempo, tra cui Fritz Kreisler, Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff e Leopold Stokowski. La Rapsodia in blu fonde due generi musicali, musica jazz e colta. La cultura musicale dalla quale proviene Gershwin lo porta sicuramente a inserire in un genere classico sonorità e arrangiamenti jazz o blues, da cui il titolo della composizione. La Rapsodia in blu è brano di apertura e di chiusura della colonna sonora del celebre film Manhattan di Woody Allen. È una delle musiche del film animato Fantasia 2000 della Disney. La sua denominazione, inoltre, ha fornito il titolo al film biografico su George Gershwin, girato negli Stati Uniti d'America da Irving Rapper nel 1945. Rhapsody in Blue, parole dalla musica, di George Gershwin, edizione illustrata. Di Serena Piazza, illustratore Nadia Campanotta, Rue Ballou Edizioni, 2015. La Rapsodia in blu che George Gershwin compose ed eseguì per la prima volta nel 1924 è senza dubbio una delle opere più celebri della contemporaneità. Ma com'è nata? Fra leggenda e realtà, questo libro immagina di seguire il compositore attraverso la colorata vitalità metropolitana di New York, simbolo e sintesi dell'America tutta, alla ricerca inconsapevole dell'ispirazione che porterà alla stesura dell'opera.
una storia che era nascosta nella musica e alla quale le parole e le illustrazioni danno un diverso e inatteso arrangiamento. Che tempo è? Giornata cristallina. Tutta New York a mia disposizione. Tutta New York. Da non credere. E cosa aspettavo ancora? Fossi stato un pittore, l'avrei dipinta. Un fotografo l'avrei fotografata, ma santo cielo, ero un musicista e l'avrei suonata. Età di lettura da 8 anni. Il tempo di un caffè. Sono stato più cattivo, Enrico Ruggeri, Mondadori. Ho 18 anni e sono a Londra per la prima volta. Sono in viaggio con due amici, Tano e Maurizio, che noi chiamiamo Johnny, uno dei primi ad avere la macchina. Tanto che anni dopo, per ringraziarlo, ho iniziato una canzone con "Ho lasciato Johnny pieno di benzina". Quando mi guardi, cerchi dentro di me. Il padre di Tano ci aveva dato dei preservativi che non sarebbero stati usati. Li abbiamo lasciati in albergo per far loro immaginare chissà quali avventure. In realtà non abbiamo combinato molto. Si andava in giro a vedere Piccadilly, la Tower, Carnaby Street e King's Cross, con la sensazione che in quello scorcio di anni 70 stessero succedendo cose interessanti, ma che non fossero per noi. Una risposta che gira nel vuoto. Ora che è tardi, che futuro non c'è. Era come partecipare a una caccia al tesoro senza avere le informazioni giuste. Il nostro inglese scolastico si scontrava con un muro di "I don't understand". Le ragazze sembravano tutte meravigliosamente disinibite, un piatto prelibato destinato ad altri. In questi casi, come sempre, gli avvenimenti migliori arrivano l'ultima sera, poche ore prima di partire. È diventato parte di me, io sono parte di lui. Avevamo fatto amicizia con un ragazzo di origine italiana che faceva il cameriere nel nostro albergo. Fu lui a darci l'informazione giusta. E lungo il fuoco dei giorni dipendeva da te lasciare accesa la luce del sole. Dopo cena, nel salone a pian terreno, ci sarebbe stata una festa. Così, quando la sala fu sufficientemente piena, ci fece passare dalle cucine, introducendoci al party. 2 anni dopo, quel ragazzino firmerà il contratto per il suo primo disco. 12 anni dopo, conquisterà la prima vittoria al Festival di Sanremo e un disco di platino. Durante le partenze e i ritorni, il punto fermo qual è per sopportare le troppe parole? E cambiano le frasi però, nel mio silenzio ci sto. La rabbia per quelle parole londinesi e per molte altre cose che gli erano già successe è stata, confessa oggi, un motore straordinario. L'amore è un attimo da vivere, davvero muore d'abitudine quell'attimo sincero.
occasione del suo 60° compleanno, Enrico Ruggeri, per la prima volta, decide di raccontare la sua vita. E lo fa partendo dal principio, dalla sua infanzia milanese, la depressione del padre, uomo intelligente e affascinante, che però non riusciva ad andare a prenderlo a scuola, tanta era la fatica di alzarsi e uscire da casa, e l'abbraccio di due generazioni di donne forti e iperprotettive, che con le migliori intenzioni contribuivano alla sua solitudine. Una persona che scende già lontana da me, che sto partendo da qui. Dopo i rimpianti qualcun altro verrà, c'è una ferita che cerca dottori, la voglia di guardare davanti che domani sarà. Si continua con gli anni del liceo, nella Milano degli anni 70, in cui era quasi impossibile sfuggire al conformismo della contestazione, che nell'imporre mode e gusti alternativi passava in un attimo dal grottesco alla violenza. E le comparse diventano attori e cambiano le facce, però gli stati d'animo no. Intanto c'era stata la prima delusione amorosa e soprattutto l'incontro con la musica. I 45 giri dei Beatles, di Lou Reed, dei Roxy Music, da ascoltare in loop tutto il pomeriggio, e il sogno di fondare una band. Si arriva così all'università, alla comparsa dei Decibel sulla scena punk milanese. Alla nascita di sodalizi musicali indissolubili, come quello con Luigi Schiavone, alla lunga, altalenante cavalcata verso l'affermazione. E cambiano le facce, però gli stati d'animo. Con la rabbia, la sete di riscatto e la voglia di andare controcorrente, come inseparabili compagni di avventura. Cambiano le facce, però gli stati d'animo no. Ti chiamo amore è un film del 2008 diretto da Federico Moccia e tra gli altri interpretato da Raul Bova e Michela Quattrociocche. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo sempre edito dal regista. Nikki e le sue amiche hanno 17 anni e sono all'ultimo anno di scuola. Malgrado abbiano la maturità, ne combinano ogni giorno di tutti i colori. Sfilate, feste, rave e tutti i possibili eventi anche fuori Roma. Alex è un ragazzo di quasi 37 anni. Abbracciati, innamorati, avvinghiati come amorevoli edere alla faccia del tempo, dei giorni, di quello che sarà dei venti. If there's somebody calling me up,
the one. Forse bisogna viaggiare prima di capire qual è la meta giusta per noi. We were young. L'amore non è e non può essere semplice affetto, non è abitudine o gentilezza. L'amore è follia, è il cuore che batte a 2000, la luce che scende di sera in pieno tramonto e la voglia di alzarsi al mattino solo per guardarsi negli occhi. La felicità non deve essere un punto d'arrivo, ma uno stile di vita. If there's somebody calling me out, she's the one. L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte. Passato a volte rende scomodi i cuscini. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da Zeppolone, un paese dalle falde del monte Apriolo. Quest'anno si svolge per la prima volta la sfilata degli alberghi, degli hotel, delle case arredate e delle case non arredate, delle case vuote. Ci sono case vuote e case piene, ma questo non è il caso nostro perché noi presentiamo solo le vuote e le piene le presentiamo dopo. Stiamo andando avanti, c'è ancora roba? Arrivano adesso le case più belle! Case con giardino, già concimate dai vicini. La casa con giardino è un accessorio inventato dall'architetto De Corvasier, che tra il cognac e, l'aranciata amara. Dunque, si fa una casa grandissima e si piazza sotto un giardino a tre piazze. Alcuni paperi e paperotti incolonati e targati New Jersey come gli elefanti del primo LFI. Grazie a lungo questa marcia. Vado avanti. Caramelle e cioccolatini, aranciate, gassose.